Buongiorno, io sono Valeria Morra, studentessa di Booktelling, ed oggi parleremo di editoria e scienza tra fake news e autorevolezza delle fonti con Alessandro Gallo, che è General Manager e Sales Director alla Springer Healthcare, azienda leader nel settore delle comunicazioni e della formazione in campo medico-scientifico. Innanzitutto, buongiorno Alessandro e grazie per essere qui con noi oggi. Raccontaci in breve di che cosa ti occupi. Buongiorno Valeria, grazie per l'invito e grazie all'Università Cattolica. Io sono direttore generale di Springer Italia. Noi siamo in via Decembrio, in una zona centrale di Milano. Abbiamo una sessantina di dipendenti e siamo una filiale del gruppo editoriale Springer Nature. Io tra le varie attività mi occupo di gestire progetti editoriali complessi, di relazione con gli autori, di attività che riguardano il digital o social media, attività legate anche un po' a servizi innovativi per aziende, società scientifiche, ricercatori ed autori. Grazie. Ad oggi stabilire la veridicità delle notizie è sempre più difficile e quindi il concetto di verità scientifica rischia anche di perdere qualsiasi significato e pian piano la rete, come sappiamo e stiamo vedendo, si sta trasformando in una palude inquinata e piena di rifiuti tossici in cui è facile perdersi. Come si è evoluta la vostra esperienza parallelamente all'espansione della presunta democrazia digitale? Sì, grazie. Questo è un tema molto scottante anche nell'ottica della diffusione di informazioni non corrette o, diciamo così, distorte, in particolare per i vaccini. C'è da menzionare un punto essenziale. Con i social media c'è un accesso diretto o un accesso diretto apparente a qualsiasi tipo di informazione e oramai purtroppo anche i professionisti del settore non sono più abituati alla verifica delle fonti e questo in parte è dovuto a carenze nell'ambito scolastico, ma anche alla immediatezza e rapidità con la quale un po' tutti accediamo all'informazione o a degli snippet di informazione, perché molto spesso le persone condividono anche informazioni non avendo nemmeno letto il text dello snippet che hanno magari ricevuto sul proprio cellulare. Questo che cosa comporta in particolare è una diffusione molto rapida e indiscriminata di contenuti per i quali nessuno ha fatto una verifica. Ovviamente bisogna avere delle come dire, competenze minime per poter effettuare delle verifiche e questo non avviene nemmeno in ambito scientifico. Faccio un esempio, sperando che non sia troppo complesso e non sia troppo tecnico. Da qualche anno c'è stata una diffusione molto significativa dei repository di preprint. I preprint per preprint si intendono quei manoscritti che sono stati caricati dagli autori su dei repository che sono di fatto dei server ad accesso gratuito e che permettono agli autori di caricare dei manoscritti, quindi attenzione, sto parlando di manoscritti e non di articoli, senza che questi siano stati sottoposti a un processo di peer review. Quindi non c'è nessun check sulla qualità delle informazioni, sulla qualità dei contenuti. Spesso e volentieri anche il Corriere della Sera, l'ANSA e fonti accreditate, in particolare nel corso degli ultimi 18 mesi con la pandemia, hanno fatto riferimento a questi manoscritti, a questi contenuti. Quindi c'è stato veramente un utilizzo spropositato di MedArchive, BioArchive, quindi questi sono alcuni dei repository più noti. Peraltro esistono un po' per tutte le aree disciplinari e non sono una novità. Questi repository di manoscritti esistono da più di 20 anni, nascono con la fisica delle particelle, archivo, archive, è nato proprio nell'ottica di mettere a disposizione per quanto riguardava i fisici, quindi per la nicchia dei high energy physics, dei contenuti a dei ricercatori di quell'area, quindi contenuti complessi per specialisti, scritti da altri specialisti.
I preprint invece hanno fatto sì che qualsiasi contenuto potesse essere fruibile in maniera immediata e potesse essere caricato sostanzialmente da chiunque ed rimbalzato poi attraverso i principali canali informativi anche sui social media. Quindi abbiamo visto di tutto e di più e questo ha, secondo me, svilito sostanzialmente la natura stessa dell'informazione scientifica. Non dobbiamo dimenticare, e non voglio ovviamente. Può sembrare che io sia, faccia, diciamo, essendo parte in causa, lavorando per un editore scientifico, non dobbiamo dimenticare che anche i grossi editori, tutti i gruppi editoriali hanno dovuto ritirare, effettuare delle retractions di articoli che si sono rivelati errati o addirittura biased. Quindi i preprints rappresentano una minaccia come anche i contenuti non adeguatamente verificati da parte degli editori più importanti. Ci sono stati casi assolutamente vergognosi, anche diffusi da testate importanti e testate che diciamo non sono dei repository di preprint. Questo è dovuto al fatto che la quantità di informazione, la quantità di manoscritti che è stata prodotta durante il periodo della pandemia è aumentata in maniera esponenziale, quindi gli editori si sono trovati inondati da una quantità probabilmente 30-40 volte superiore, non più gestibile in maniera manuale e quindi si sono anche implementati dei filtri attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che ovviamente presuppongono un utilizzo anche oculato e attento di questi strumenti che non sempre è stato implementato. A proposito del facile accesso all'informazione scientifica, questo penso che abbia aumentato le aspettative e anche le possibilità dal punto di vista medico, però contemporaneamente un'estesa sfiducia sia verso i medici che verso i farmaci e i vaccini in generale, come stiamo assistendo proprio adesso. Perché secondo lei capita questo? Sì, questo è un argomento molto delicato. Noi lavoriamo con tanti medici, molti medici giovani, tra l'altro anche medici senior, e molti colleghi mi raccontano di esperienze, di interazioni con i pazienti sempre più difficili perché sostanzialmente molti di questi pazienti arrivano avendo già letto delle informazioni anche in maniera approfondita e quindi contestano quello che il medico sta dicendo, contestano la diagnosi, contestano un po' tutto. Quindi il professionista sanitario, il clinico, lo specialista deve far fronte, deve necessariamente prepararsi. Quindi, con il direttore editoriale di una delle nostre testate abbiamo proprio discusso delle modalità che lui utilizza. Quindi ci sono in determinati casi dei siti di informazione diciamo, dubbia affidabilità che i pazienti utilizzano, quindi lui in fase preventiva già spiega o menziona ai pazienti tutto quello che avranno di solito trovato già facendo ricerche nella prima pagina di Google e quindi spiega che cosa non va in quelle informazioni e perché queste informazioni sono soltanto parzialmente accurate o sono totalmente errate. Quindi bisogna lavorare a monte, prevenendo e cercando di giustificare il perché magari alcune scelte o alcune informazioni non sono affidabili, non sono sostanziate. C'è da dire che un accesso immediato alle informazioni comunque può essere comunque un beneficio, ma non necessariamente lo è per i pazienti più fragili, per i pazienti meno, diciamo, con un livello più basso di scolarità, perché magari si può essere esposti a delle informazioni che non si è in grado di gestire. Quindi quando andiamo dal commercialista, andiamo dall'avvocato, andiamo dal notaio, andiamo dal medico, dobbiamo necessariamente delegare a questi professionisti, a questi specialisti, una parte della interpretazione dei dati e della realtà, che altrimenti, insomma, se pensiamo di poter fare tutto da soli, c'è il rischio di farlo male. Quindi questo vale per l'ambito medico, ma per qualsiasi altro settore in cui ci si affida a uno specialista. A proposito dell'esposizione del virus ai media globali,
La comunità è caduta poi in uno stato di ansia e di stress e ha reagito con comportamenti comprensibili, però di protezione e di ricerca di aiuto fuori luogo, che sono andati a sovraccaricare quindi le strutture sanitarie e anche a tassare le risorse disponibili. C'era un modo, secondo lei, di comunicare la notizia del virus, evitando però questo tipo di reazione della popolazione? Sì, allora quello che possiamo dire è che sia in Italia che un po' in tutto il mondo, nell'ultimo anno e mezzo sono venute fuori due criticità, secondo me molto importanti, ovvero non c'è, possiamo dire che tuttora non c'è in essere un sistema di sanità pubblica strutturato sia a livello centrale sul territorio che diciamo, anche a Roma o comunque. Nei luoghi e nei contesti adeguati, quindi il Ministero, e perché il sistema di sanità pubblica, e quindi di controllo del territorio con un meccanismo di prevenzione e monitoraggio di qualsiasi patologia, peraltro, non soltanto del SARS-CoV-2. Non ha funzionato semplicemente perché non è stato adeguatamente finanziato un sistema nel corso degli anni. Oltre al discorso del sistema di sanità pubblica inesistente o estremamente fragile, possiamo dire che tutti gli enti regolatori, quindi dall'EMA, ricordo una conferenza stampa abbastanza scioccante dal mio punto di vista, in cui l'EMA ha sostanzialmente rassicurato tutti sul vaccino AstraZeneca per poi dire il contrario dopo qualche giorno, e ogni autorità regolatoria nazionale ha poi fatto sostanzialmente quello che voleva. Quindi gli organismi internazionali, dalla Commissione europea all'EMA, all'FDA americana, hanno sostanzialmente gestito la cosiddetta comunicazione del rischio in maniera non ottimale. Parliamo anche del WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato il coronavirus come emergenza, come pandemia, molte settimane dopo, con grave ritardo. Quindi la comunicazione del rischio e la gestione della comunicazione del rischio è, secondo me, una grave criticità, e si vive sull'onda del momento. Quindi si ascolta la pancia del paese, il politico di turno che strilla per prendere qualche voto in più, e non si ragiona su un'ottica di medio e lungo periodo, perché il medio e lungo periodo non paga dal punto di vista elettorale. Non parliamo solo dell'Italia, ma parliamo anche degli Stati Uniti, parliamo anche dell'Inghilterra, e abbiamo visto dei casi abbastanza agghiaccianti. Bisognerebbe sostanzialmente fornire delle informazioni chiare, poche informazioni, basate su fondamenti, quindi su evidenze documentate, non bombardare le persone, anche e soprattutto persone che non sono in grado di interpretare queste informazioni, con dati contrastanti e diversi tutti i giorni, perché io onestamente cerco di evitare di ascoltare la stampa generalista. Questo già dal marzo-aprile dell'anno scorso, io non ascolto più tre giornali e evito di accedere a fonti di informazione non accreditate. Quindi, se posso dare un consiglio, diciamo, cercare di filtrare, di selezionare quelle due, tre, quattro fonti informative, magari anche con prospettive diverse o divergenti, per avere un quadro di insieme abbastanza ampio, anche qualche fonte internazionale, e limitarsi unicamente a queste fonti di informazione, non ascoltare la televisione generalista che fa, come dire, propaganda scandalistica, allarmistica tutti i giorni. A proposito di questo, stiamo assistendo quindi alla profonda trasformazione dell'ambiente entro cui si esperisce la libertà di espressione. Potremmo dire che il rapporto tra la notizia e il suo accreditamento verso il pubblico sia mutato e questo cambiamento offre quindi anche un protagonismo diverso alla questione del falso e alla questione del vero. A livello scientifico, che cosa ne pensa? Dove finisce secondo lei la libertà di espressione in campo medico e soprattutto se finisce questa libertà di espressione? Allora, innanzitutto bisogna ricordarsi che la medicina non è una scienza esatta, la medicina non è la matematica,
E questo a volte ce lo dimentichiamo. Ora, la medicina magari non fa parte delle scienze umanistiche, ma non è assolutamente una scienza esatta. Quindi la pretesa che gli scienziati, gli esperti debbano fornire delle soluzioni che siano inattaccabili sin da subito, mi sembra veramente una pretesa esagerata da parte del grande pubblico. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Dobbiamo anche però ricordare che la medicina, perlomeno la medicina tradizionale, quindi non parliamo adesso di quello che è il next generation sequencing, la medicina di precisione, la genomica predittiva, perché apriremo una discussione molto più complessa e molto più lunga, la medicina tradizionale è basata su delle evidenze. Queste evidenze sono raccolte attraverso degli studi clinici randomizzati su campioni di popolazioni eterogenee e su numeriche particolarmente significative. Per effettuare queste valutazioni è necessario del tempo, sono necessarie delle come dire, attività complesse che non sono di facile comprensione per il grande pubblico. L'attuale gestione dei vaccini rappresenta un elemento di assoluta incertezza, perché di fatto tutti i vaccini che sono stati introdotti, non parliamo di un'approvazione definitiva, parliamo di un'autorizzazione di emergenza, tutti i vaccini che sono attualmente utilizzati e che abbiamo fatto o stiamo facendo non sono stati approvati per un utilizzo standard, quindi tutti i farmaci, tutti i vaccini di solito dispongono di una marketing, in gergo tecnico si fa riferimento a una marketing authorization, quindi a un'approvazione per un'introduzione in commercio. Tutti i vaccini che sono attualmente in utilizzo sono approvati for emergency use. Quindi molti dicono: ah, ma quindi siamo delle cavie? Sì, siamo delle cavie, siamo sottoposti. Siamo parte integrante della sperimentazione clinica. Di fatto, soltanto tra qualche anno si potranno avere dei dati certi sui risultati di questa sperimentazione clinica. Quindi, a chi dice: ah, ma allora quindi io aspetto che ci siano dei dati sicuri, la scienza medica funziona attraverso un meccanismo di come dire, valutazione di quelli che sono i rischi e quelli che sono i benefici. Quindi, per determinate popolazioni, per determinati gruppi con comorbidità o come dire, con potenzialmente persone con una maggiore esposizione al rischio, ci sono minori benefici nel caso in cui non si faccia il vaccino. E quindi anche per i soggetti più giovani, ad esempio, è utile poter fare il vaccino non tanto per poter preservare il proprio stato di salute, quanto per preservare magari quello dei propri cari o delle persone anziane che circondano i giovani. Quindi siamo in una fase di incertezza, è giusto riconoscere che ci sia questa incertezza e che ci siano dei fattori ancora poco chiari sui quali ci potrebbero essere degli sviluppi, ma non dobbiamo, come dire, pensare che tutto quello che ci sta succedendo sia un complotto o sia il frutto di magari iniziative sulle quali noi siamo delle cavie per cui ci stanno sfruttando per delle sperimentazioni. Io ho letto veramente delle cose indecorose. Per quanto riguarda ad esempio i vaccini della monetina, il 5G, quindi veramente c'è di tutto di più. Quindi io invito sia, diciamo così, le persone che non sono degli addetti ai lavori, ma anche chi magari lavora in ambito medico, a ridurre l'accesso alle informazioni, a selezionare le fonti di informazione in maniera da poter avere una panoramica completa, ma a vivere con un minimo di tranquillità, a interagire con tutte le cautele del caso, con il prossimo. È una cosa che dobbiamo anche ricordare sempre, che c'è un bisogno di socialità che è innato nell'uomo, cioè l'uomo ha bisogno di si relaziona anche e soprattutto attraverso gli altri. Quindi dobbiamo cercare di mantenere attivo la nostra mente, il nostro cervello nelle interazioni, grazie alle interazioni con gli altri, e
mantenendo le distanze con qualche cautela, ma continuando una vita normale e auspicando che insomma si possa in qualche tempo riuscire a superare questa fase. Personalmente credo che non ne usciremo in maniera molto rapida, che questo cambiamento è un cambiamento strutturale con il quale dovremo convivere, che probabilmente tra 5-10 anni saremo ancora coinvolti in situazioni simili. Ci possiamo aspettare, ci possiamo augurare che, essendo il coronavirus diventato endemico, fondamentalmente potrà essere gestito come si gestiva un'influenza stagionale. Ricordiamo che tutti i vaccini antinfluenzali ogni anno sono aggiornati con l'inserimento dei ceppi più aggressivi che sono stati individuati e i ceppi meno diffusi o magari non più interessanti vengono eliminati. Quindi la possibilità di far fronte al coronavirus come fronte, si è fatto fronte all'influenza e ai diversi ceppi influenzali è sicuramente la strada per poter imparare, quindi non tanto, diciamo così, a uscire da questa emergenza, ma a conviverci senza stati di ansia e senza eccessivi continui allarmismi. Grazie Alessandro, grazie per questa bella chiacchierata e per essere stato qui con noi oggi e alla prossima. Grazie Valeria, grazie all'Università e in bocca al lupo per il master. Grazie.